Parcometri gratis per 2 ore. Da lunedì scatta il provvedimento del Comune di Lucca per agevolare l'accesso e la sosta in centro storico. Proseguirà fino al 23 marzo. La polizia incontra gli studenti all'Istituto Fermi Giorgi, una lezione dedicata agli effetti dell'uso di droga ed alcol. Sassi-Castelnuovo, la strada si farà. L'assessore Remaschi annuncia che la Regione finanzierà i lavori per realizzare i 2 chilometri mancanti. Cardiologi da tutta Italia per la 12ª edizione di Cardio Lucca, il meeting che si svolgerà in San Francesco fino a sabato. La paura fa 90, il derby invece 98. Lucchese di scena domenica sul campo del lanciatissimo Pisa. Il riconfermato Lopez valuta le scelte, forse la difesa a 4 e si monitorano le condizioni fisiche di Shaky Lazze. CGC Viareggio e Forte dei Marmi, provateci ancora. Scatta venerdì sera al Capannino di Follonica la Final 8 di Coppa Italia. Bianconeri e Rossoblu possono incrociarsi in semifinale, ma prima dovranno battere Breganze e Trissino. Cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Apriamo dunque con questa vicenda legata ai parcometri gratis per 2 ore. Provvedimento voluto dal Comune di Lucca che scatterà da lunedì prossimo. Tutti i dettagli nel servizio. Parcheggi a parcometro gratuiti in centro storico tutti i giorni per 2 ore dalle 18 alle 20 per il periodo che va da lunedì prossimo 26 febbraio fino al 23 marzo. Il provvedimento già annunciato dal Comune è stato ufficialmente adottato dalla Giunta Municipale. Rispetto a quanto annunciato in precedenza c'è però un cambiamento in positivo. Il provvedimento vale anche per i weekend, nei quali invece inizialmente il Comune voleva mantenere l'orario pieno di pagamento. Confermato invece che le 2 ore gratuite non saranno adottate nei parcheggi in struttura del centro storico e nemmeno nei parcheggi fuori dalle mura. Palazzo Orsetti ha deciso di spegnere prima i parcometri in città, come si legge nella delibera, per incentivare l'accesso e la sosta nel centro storico e per contribuire ad un rilancio delle attività economiche in un periodo particolarmente critico per il commercio in generale. Per tutto questo però il Comune pagherà un prezzo. Come calcolato dalla società Metro, la concessione gratuita degli stalli in questione comporterà un mancato introito lordo per l'amministrazione comunale di 10.000 euro. Gli agenti delle volanti della Questura di Lucca hanno arrestato uno spacciatore di droga sorpreso mercoledì pomeriggio nei boschi di Sant'Alessio. La polizia aveva acquisito informazioni da 2 tossicodipendenti che si stavano recando sul posto. Gli agenti si erano quindi appostati nella boscaglia per seguire le fasi dello spaccio quando 3 soggetti si sono accorti della loro presenza e si sono dati alla fuga. I poliziotti sono riusciti a bloccarne uno, trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina e 1 di eroina e 130 euro, ritenuto provento dello spaccio. L'uomo, un tunisino, adesso è in carcere, le altre 2 persone sono riuscite a fuggire. Allora parliamo dei pericoli droga, pericolo alcol per i ragazzi delle scuole. C'è stato un incontro con la polizia. I ragazzi e il loro rapporto con le sostanze stupefacenti e gli alcolici. Il problema c'è e la scuola non può far finta di niente. Con questo spirito la dirigenza scolastica dell'Istituto Fermi Giorgi e del Civitali hanno invitato il personale della questura a tenere una lezione ai ragazzi sugli effetti fisici e sociali e sulle conseguenze legali dell'uso di queste sostanze. Nell'aula magna del Fermi di San Filippo hanno quindi tenuto una mattinata di lezione la dirigente della squadra mobile Silvia Cascino, la dottoressa Allegra Cammi, medico principale della questura, e l'infermiera assistente capo Barbara Parente. Abbiamo parlato di droga, di uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche e delle conseguenze penali e non solo, nella vita, nella quotidianità e soprattutto della sicurezza nelle strade, nella guida. Sono ragazzi che già guidano dei motorini e che magari nei prossimi anni guideranno delle macchine, quindi devono conoscere a quali conseguenze vanno incontro facendo uso di sostanze alcoliche. È bene sempre sensibilizzare anche i più giovani e per questo è lodevole la sensibilità del corpo docente di questa scuola che ci ha coinvolti e noi siamo sempre ben lieti di parlare con i più giovani.
Il dirigente scolastico Massimo Fontanelli spiega perché è nata questa iniziativa. Durante l'anno scolastico abbiamo un servizio di sportello per i ragazzi, sportello psicologico, e molto spesso, sentendolo il docente, lo psicologo che fa questi incontri con i ragazzi, emerge sempre di più questi alunni che si avvicinano a sostanze stupefacenti, ne fanno uso. Quindi dobbiamo fare come scuola, dobbiamo fare prevenzione. Ecco perché abbiamo chiamato la questura, per far vedere ai ragazzi quali sono i problemi sia da un punto di vista dell'uso della sostanza stupefacente, da un punto di vista della salute, ma anche da un punto di vista sociale. Lo scopo della scuola è stato anche quello di avvicinare i ragazzi alle forze dell'ordine per combattere quella subcultura, purtroppo non solo giovanile, che identifica polizia e carabinieri come oppressori. E anche questo scopo sembra che sia stato raggiunto. Ho ascoltato per larga parte l'incontro e i ragazzi sono stati molto attenti. Hanno seguito con molto interesse, hanno fatto molte domande, anche ben strutturate. Quindi io direi che l'obiettivo, per quanto mi riguarda, credo sia raggiunto. Andiamo in Garfagnana, sarà completata la strada di collegamento tra Sassieglio e il capoluogo Castelnuovo. Eccole quasi 400 firme raccolte dal comitato spontaneo di Sassieglio per chiedere ai sindaci di Molazzana e Castelnuovo il completamento della strada che collega Sassi a Castelnuovo in pochissimi minuti. Al momento la strada è completata solo nella parte del comune di Molazzana, dove in più tranche è stato investito 1.770.000 euro. Al completamento mancano i meno di 2 km nel comune di Castelnuovo. In occasione di un incontro elettorale che si è svolto a Sassi di Molazzana nella sera di mercoledì, alla presenza dei sindaci interessati e tanti cittadini, l'assessore regionale Marco Remaschi ha comunicato ai presenti che la regione finanzierà la parte della strada ancora da completare. La notizia è stata accolta con un lungo applauso, con la soddisfazione di tutti i presenti. La strada in totale non supera i 5 km e la parte da completare è meno di 2, e queste sono le difficoltà dell'intervento. Le difficoltà sono dovute soprattutto all'assetto idrogeologico della strada, perché essendo una strada sterrata, avendo dei compluvi e delle situazioni di criticità, logicamente ha bisogno di un assetto. Un assetto soprattutto dovuto alla sistemazione della regimazione delle acque, perché purtroppo durante i periodi invernali, durante i periodi di piogge, la strada diventa praticamente un fosso e diventa quasi impercorribile. La strada si conclude sulla provinciale Perarni a Torrite, a meno di un chilometro dal centro storico, e rappresenta un'ottima opportunità turistica e commerciale per tutti, oltre alla sicurezza in caso di calamità. Uno degli scopi che portò poi alla realizzazione di questa strada fu proprio una viabilità alternativa proprio per la popolazione di Sassi e di Eglio, per avere una via di fuga in caso di un'interruzione sull'altra viabilità, cosa già successa negli anni 90, che portò proprio anche un isolamento delle frazioni. Quindi diventa molto importante per quello che riguarda viabilità alternativa, quindi protezione civile e sicurezza dei cittadini. Ha preso il via l'auditorium di San Francesco a Lucca la 12ª edizione di Cardio Lucca. È iniziata oggi, giovedì, per proseguire fino a sabato 24 febbraio, nell'auditorium di San Francesco, la 12ª edizione di Cardio Lucca, il tradizionale meeting espressione del prezioso patrimonio scientifico e organizzativo della cardiologia di Lucca. Un viaggio formativo nella scienza del cuore e dei vasi, che fonda su solidi principi etici di ricerca clinica e di assistenza prodotti dall'ospedale San Luca e dal Santa Croce di Castelnuovo. Alla 3 giorni prenderanno parte circa 600 cardiologi provenienti da tutta Italia, oltre a un centinaio di autorevoli relatori. Una vetrina di altissimo valore scientifico, durante la quale il presidente del meeting, il professor Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia del San Luca e dell'ospedale Santa Croce, ha presentato i dati di produttività assistenziale della cardiologia lucchese. Ma sicuramente è una situazione rosea, nel senso che presento dati incoraggianti sui modelli assistenziali che nel campo di Marte e nel San Luca e a Castelnuovo Garfagnana abbiamo messo in campo.
Campo di Marte per il territorio, Castelnuovo Garfagnana e San Luca per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera. Dati incoraggianti che vengono da un aumento del numero dei ricoveri, da una riduzione della durata della degenza media, da un aumento soprattutto della presa in carico dei pazienti più gravi e critici. Quindi sono assolutamente dati che incoraggiano a fare sempre di più e meglio per chi ha fiducia in noi e crede nelle nostre cure. Cambiamo completamente argomento parlando di servizi bancari e settore alberghiero. Firmato un accordo tra la Banca del Monte, Federalberghi, Confcommercio Lucca per favorire l'accesso al credito e ai servizi bancari per il settore alberghiero. Alla firma erano presenti il direttore di Confcommercio Lucca, Rodolfo Pasquini, e il direttore generale di Banca del Monte, Federico Pietrini, oltre al presidente della banca, Carlo Lazzarini, e al presidente di Federalberghi Lucca, Pietro Bonino. Il protocollo prevede per gli affiliati a Federalberghi la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca del Monte sia a medio-lungo che a breve termine, usufruendo di tassi particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei servizi bancari, quali il conto corrente o il POS, sono previste agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni. Un altro aspetto consiste nel servizio di consulenza finanziaria a 360 gradi che la banca offrirà alle imprese alberghiere. L'importanza, secondo me, dell'accordo è quello comunque di mettere a disposizione della struttura della Federalberghi anche appunto una rete di consulenti dedicati e quindi anche con competenze specialistiche nel prodotto in grado comunque di assicurare delle risposte celeri. Ma quali saranno i vantaggi per gli imprenditori alberghieri? Intanto riprendere un rapporto fra istituto bancario che negli anni si era un pochino perso perché con l'evoluzione del sistema bancario anche questa aveva sofferto questa e sostanzialmente a dare alla categoria degli albergatori un settore in forte sviluppo nel tessuto nostro di Lucca ma anche dell'intera provincia di una collaborazione con un istituto bancario che è comunque radicato sul nostro territorio. Il regista Stephen Frears sarà il primo ospite d'eccezione del Lucca Film Festival ed Europa Cinema 2018 che si terrà dall'8 al 15 aprile a Lucca e a Viareggio. Il regista inglese, al quale sarà dedicato un omaggio cinematografico, incontrerà il pubblico per una lezione di cinema. Open Day a scuola Made. Porte aperte a Palazzo Boccella per scoprire l'offerta formativa di Scuola Made, il corso post-diploma in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche di Fondazione Campus. Dalle 11 di giovedì mattina, la scuola, situata nella storica dimora sulle colline di San Gennaro, ha accolto i giovani interessati a frequentare l'edizione 2018-2019 del corso. Il format Scuola Made, giunto quest'anno alla quarta edizione, si svolge a tutti i neodiplomati desiderosi di intraprendere una carriera in ambito di cucina, ospitalità, organizzazione di eventi e accoglienza. La particolare formula intensiva prevede 6 mesi di lezioni frontali, tenute da docenti universitari e professionisti del settore, e più di 400 ore di stage curricolare in Italia e all'estero, offrendo una formazione a 360 gradi. Una vita a palazzo per una formazione professionale grazie appunto a 6 mesi di lezione con docenti universitari e laboratori, in particolar modo a partire da quest'anno abbiamo attivato una collaborazione con il Renaissance Ciocco del gruppo Shanner Marriott, dove i ragazzi potranno sperimentare loro attraverso un'esperienza professionale direttamente all'interno della struttura ricettiva. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.